Namaste. Eccoci al terzo video sulla paura e le sue ramificazioni. Oggi volevo affrontare un tema fondamentale che è l'effetto della paura sulle relazioni interpersonali, non tanto con magari familiari, amici e partner, ma con le persone che abbiamo intorno, anche se appunto in questo momento di quarantena sono decisamente di meno. Due aspetti fondamentali. Il primo, la mente razionale tende a lavorare sempre per opposti, quindi se questa cosa non è così, deve essere in quest'altro modo. Secondo, quello che si chiama confirmation bias, ossia ognuno di noi ha la tendenza a dare maggiormente retta a tutte quelle notizie, quelle informazioni che tendono a confermare appunto che sono già in linea con il nostro pensiero. Al contrario, quando parliamo di via, la via tende ad unire gli opposti, vive facilmente di paradossi, non è razionalmente esprimibile. Allora, in questo momento di tensione abbiamo applicato delle misure tappabuchi, siamo in quarantena, ma non abbiamo una vera e propria cura per il virus. Quindi c'è comunque nell'aria, si sente una grande insicurezza ed è normale. Il tema della sicurezza nello yoga è molto sentito, è legato al primo chakra, alle nostre radici. Al di là dei chakra, lascio stare tutta la parte New Age. Se non abbiamo radici solide, se non ci sentiamo sicuri, ovviamente tendiamo a chiuderci. A questo punto, l'altro, quindi quello che esce fuori dal nostro spazio, diventa il pericolo in questo momento, no? Allora, a livello tribale, questo è un meccanismo, normale, conosciuto, appurato e ovvio, perché vuoi. Ti fidi delle persone che conosci. Una persona fuori dalla tribù, di un'altra tribù che viene, ovviamente può portare con sé dei pericoli di cui non sei a conoscenza. E oggi c'è la tendenza, o può esserci la tendenza, a portare anche questo aspetto, a riportarlo in questo momento. Allora, unire gli opposti in maniera molto semplice, cosa può essere a un livello super base? Metti al centro te, ossia quando vai in giro a fare la spesa, lavora per proteggere te. Tieni la distanza dalle persone, questo è sano. Osserva, come a volte vedo in giro, se insieme a questo c'è invece la tensione verso l'altro o il fastidio verso l'altro. Osserva chiaramente come questa cosa in più non è utile alla tua difesa. Per la tua difesa basta tenere le distanze e poi puoi portare un sorriso, puoi aprire, puoi guardare la persona e scambiare, perché alla fine stiamo tutti vivendo la stessa cosa. E questo alla fine è il più grande insegnamento della meditazione, è sempre questo, l'interdipendenza tra ogni essere vivente e ogni essere vivente con la terra. Quindi prova a vedere chiaramente questo. L'interdipendenza è la base e possiamo essere gentili, possiamo essere amorevoli, aperti, anche quando siamo a distanza. E dobbiamo essere a distanza adesso. Namaste.